vuole fare subito una bella disamina della partita. Una vittoria, intanto parliamo poi un po', una vittoria meritata, quella di Napoli. Beh, diciamo che la vittoria è stata meritata perché una squadra ha gestito la partita del Monza, ha fatto sicuramente una buonissima partita. Però noi abbiamo fatto, oltre a fare i gol, abbiamo anche avuto altre palle gol importanti, tant'è vero che il portiere nel primo tempo ha fatto 3-4 interventi importanti, anche il nostro portiere ha fatto 2-3 interventi importanti. La differenza l'hanno fatta le reti, per cui alla fine penso che il risultato sia giusto. Noi siamo stati lì nella nostra metà campo, aspettavamo il Monza e ripartivamo. Non abbiamo commesso l'errore che abbiamo fatto col Forlì di attaccarli alti, sapevamo delle qualità del Monza, della forza del Monza, abbiamo cercato di chiudere soprattutto Gasbarroni con una marcatura da parte di Adobati sull'esterno. Quando rientrava in mezzo lo prendeva a cavalli e il 7 va la busta, che è un buonissimo giocatore, lo prendeva Gualdi. Diciamo che tatticamente siamo stati bene in campo oggi, molto bene. Abbiamo sfruttato bene le ripartenze e alla fine abbiamo messo sicuramente una bella partita tra due squadre importanti, penso. Per cui devo fare i complimenti alla mia squadra che è riuscita a portarsi a casa una vittoria importante. Due mesi, due volte Renate batte il Monza, non è poco comunque per una società. Adesso esula un po' dal discorso tecnico e tattico, ma comunque un bel segnale anche. Sì, ma direi di sì, direi che noi siamo una squadra, in questo campionato forse siamo l'unica squadra che non ha mai pareggiato, cioè noi vinciamo o perdiamo, fino adesso vinciamo, speriamo di arrivare più presto ai 40 punti e poi ci divertiamo. E noi continuiamo a divertirci ai 40 punti, mi rendo conto che lo direbbe chiunque, però no, diciamoci la verità, una squadra che è seconda in classifica, non so i risultati. Oh, deve essere secondo. Se potete sapere che insegna molto, che va a vincere in trasferta con una certa facilità, che oggi ha battuto un Monza in salute. La sua miglior partita. Monza in salute, Monza che mi è piaciuto molto, ha mosso bene la palla, si cercavano molto, ben organizzato. Però siamo stati una squadra importante anche noi, perché per contrastare una squadra così o ci sei o non ce la fai. Sì. No, però io il primo obiettivo nostro sono i 40 punti, per cui teniamo i piedi ben saldi a terra. Adesso abbiamo 18, ne mancano sempre meno, speriamo di arrivare il più presto possibile ai 40, poi se mancheranno tante altre partite sicuramente sposteremo l'obiettivo, però adesso non voglio parlare di nient'altro se non dei 40 punti. Il giorno che avremo 40 punti sposteremo l'obiettivo. C'era ancora una difesa inedita, praticamente ormai siamo abituati a vedere i centrali che cambiano sempre, però... Domenica scorsa rientrava Bergamini, per cui ho ritenuto di mettere vicino Adobati, che è più veloce, più rapido e lo aiutava nel rientro, perché magari gli mancava quella rapidità necessaria per chiudere sulla prima giocata. Oggi c'era da marcare Gasbarroni, per cui mi sembra che l'uomo più adatto era Adobati, che appunto è rapido, e l'ho dirottato all'esterno riportando Adorni all'interno. Però appunto quello che voglio dire è che facciamo di necessità, non sembra quasi che siano difese inedite, non si vedono come no, è una squadra che si allena bene un'altra settimana, proviamo sempre parecchie soluzioni, per cui nel momento in cui metto uno a destra, uno a sinistra, uno al centro, la squadra soffre poco, e questo sicuramente è merito dei ragazzi. Fisica nel senso molto muscolare. Muscolare molto, sì. Molto combattiva. Sì, soprattutto i centrocampisti, mi riferisco soprattutto a Mantovani e Gualdi, che sono giocatori che sotto l'aspetto dell'interdizione sono molto validi. E poi non sono anche in possesso di buone individualità tecniche, per cui alla qualità aggiungono anche una discreta qualità, alla quantità aggiungono anche una discreta qualità. Mentre Cavalli è un giocatore più geometrico, più tattico, che dà equilibrio al centrocampo. Prestazione di Zanetti molto buona, non è stato il solito Zanetti che faceva scompasso sulla palla. No, Zanetti però... è un giocatore importante, un giocatore che incute sempre timore alla squadra avversaria, perché quando parte in velocità e puntano l'avversario, è un giocatore che a marcarlo non è facile. È ovvio che poi quando c'era da mantenere il risultato aveva speso molto, avevo preferito mettere Zita, che è un giocatore più difensivo, che dà più copertura, perché dovevamo mantenere il risultato. Brighenti ci prova da fuori,
non è un caso. No, ma oggi, oggi abbiamo preparato anche di calciare da fuori. Vuoi perché c'era il terreno viscido, e un, infatti il gol è stato proprio quello, la palla gli è battuta davanti, col terreno viscido è saltata sul portiere. Non, pot- non è che ha sbagliato il portiere, purtroppo può succedere, la palla che ti sbatte davanti a un metro dalla, por- a un metro dalla linea di porta, 9 volte su 10 prendi gol. Ci è andata bene. Lui si prova. No, ma noi l'avevamo, l'avevamo di calciare anche da fuori, quando magari gli spazi erano chiusi, o di calciare da fuori, perché il tiro da fuori oggi poteva essere una buona soluzione. Sì, tra l'altro, voglio dire, Pastalli che comunque ha fatto una buona gara, però non giocava da una vita. No, e però lei, ha fatto una buona gara. Sì, ma lei confidava un po' anche su questa cosa. Infatti, vuol dire che non giocava da tanto tempo, lo fa meglio di me, portiere non lo fa titolare. Non giocare vuol dire non avere l'occhio, però mi sembra che oggi abbia fatto una buona prestazione, abbia fatto anche delle, delle parate importanti, ma su questo io che penso che questo gol l'avrebbe preso magari anche un altro, anche un portiere più esperto, perché lo sai bene che quando giochi su, su campi del genere, viscidi così, la palla acquista velocità. Lui ha avuto la sfortuna che la palla gli è battuta proprio davanti, e battendogli davanti ha preso velocità e si è impennata, per cui ci poteva stare, anche se sembra che il portiere abbia sbagliato l'intervento, però io non lo condannerei più di tanto il portiere. Ha avuto un po' di timore nel momento. Certo, dopo il calcio di rigore ho detto che, no, che qua succede come a Fano, che vinciamo 3-0 e andiamo sul 3-2, ma purtroppo noi siamo così, dobbiamo soffrire fino all'ultimo secondo. Però è meglio così. Se soffri e vinci va bene. Sì, no, ha fatto una bella partita, mi è piaciuta. Al di là, io dai, faccio i complimenti anche al Monza, perché il Monza è una squadra che mi è piaciuta molto a livello di organizzazione, di movimento di palla, per cui una vittoria che per noi acquista anche molto, molto valore. Ma preferisco non parlare di Gasparone, preferisco parlare della partita, non dico. No, collegavo al fatto che Gasparone è stato più, diciamo, più nella bordo del solito. No, ma non c'entra quello, cioè io molto probabilmente io, cioè adesso qua la voglio dire, perché io ho fatto una confidenza a Peduzzi, gli avevo detto che avevo sentito in televisione che dove vado io che Gasbaroni poteva essere un giocatore che va al Brescia, no? Questo prende, lo scrive, cioè che sistema è? Cioè, questo, ma esatto, ma, cioè, ma voglio, no, esatto, cioè uno come me che ha fatto, che è 20 anni che fa così, però siccome io a Monte ci sono stato, penso di aver avuto un rapporto. Cioè tu che cazzo scrivi, scusa? Scrivi che ha innescato una polemica che è lungi da me, no? No, una cosa, dai, alla fine è stata una polemica magari che lei dice giustamente. Ma no, cioè, giustamente Gasparone mi può dire, ma te perché non ti fai i cazzi tuoi, tra parentesi, no? Cioè io non, a me non è... Ha creato un po' di pazzo in una parte di... Sì, però voglio dire, non fa parte del mio modo di vivere la settimana, cioè parlando di, cioè, io ho detto Gasparone, sento che va a Monza, per cui può darsi che a Brescia può darsi che se ne va via, cioè questo si sa, l'ha detto che Gasparone va a Monza, va a Brescia, allora cazzo no, non ci siamo, va bene?